Allora, Simone Pisciotta, andiamo ad analizzare questa gara per voi. Ottava vittoria di questo campionato, siete ormai una corazzata ben rodata, sembra che non conosciate ostacoli. No, assolutamente. Sappiamo che comunque sia questo è un girone un po' particolare dove comunque sia andiamo su campi tra virgolette caldi, quindi noi sì, siamo una bellissima squadra, però ancora c'è da lavorare per arrivare al top di fine campionato. Ecco, Piscedda, il fatto di essere stati ricatapultati, diciamo, verso questo girone un po' di assenza, però quest'anno vi ripresentate contro le squadre della provincia di Latina. Seconda vittoria proprio qui, su questo campo, con lo stesso identico risultato, proprio contro le due cisternesi, 7-3, e quindi avete fatto vedere che veramente fino a questo momento la squadra può andare molto lontano. Beh, i risultati parlano chiari, questa, ormai stiamo navigando verso un traguardo che la società aveva prefissato, quindi adesso vediamo, ancora è lunga lunga il cammino. Credi che ci possano essere qualche difficoltà nel corso di questa stagione? Ma sicuramente adesso siamo ancora a inizio campionato, quindi ci possono essere varie insidie tra infortuni, squalifiche. Comunque sia squadre che magari sono più preparate in difesa, quindi ci potrebbero mettere in difficoltà. Ecco, Simone Piscedda è un volto ormai noto del calcio a 5 del futsal in Italia, avendo calcato anche proprio campionati maggiori. Quanto può essere importante questo anche per una squadra a livello regionale? Ti ringrazio prima di tutto per il complimento, comunque sia io quello che metto a disposizione dei ragazzi che in questa squadra specialmente ho visto crescere, metto tutta la mia disponibilità per i giovani. Bene, grazie a Simone Piscedda, lo salutiamo, lo lasciamo a mandare ad abbracciare anche i compagni di squadra e attendiamo anche l'arrivo di Angeloni. C'è qualche difficoltà in questo campionato, però molti giovani, fortuna per voi e anche per il tecnico Giocondi, di poter avere a disposizione un nucleo, una squadra molto giovane. Sì, fin da inizio anno la presidenza, ma anche la dirigenza, ha puntato su noi giovani. Infatti abbiamo un gruppo molto giovane, anche inesperto, e il nostro obiettivo, niente, è quello della salvezza. Oggi incontriamo una squadra molto preparata, che è il Castelfontana. Insieme al Minturno credo che siano le squadre, diciamo, più attrezzate, ma anche più pronte per fare il salto di categoria. Ecco, non era sicuramente questo il test come non l'è stato quello col Minturno. Cioè, sì, è vero, giocare con una squadra ben rodata si sa, si tenta sempre a fare bella figura, però qualche piccolo miglioramento questa squadra lo sta avendo. Sì, piano piano certo ci manca qualche punto, abbiamo perso qualche scontro diretto con l'Anzio Lavigno la prima giornata, ma non solo, e purtroppo ci sta dicendo anche male perché il capitano Dauria non sta tanto bene, neanche io, quindi qualche giocatore purtroppo ci ha mancato queste giornate. C'è fiducia però. Certo, ci mancherebbe, l'obiettivo nostro, come ripeto, è quello di rimanere in questa categoria. Ecco, bisogna soltanto continuare a perseverare nell'allenamento e quindi seguire gli insegnamenti del tecnico. Certo, abbiamo un tecnico preparatissimo, quindi l'importante è fare l'allenamento soprattutto bene la settimana, studiare bene la partita, il nostro avversario e poi cercare di fare punti con quelle che sono le squadre, diciamo, più alla nostra portata. Bene, salutiamo anche Marco Angeloni, lo lasciamo anche lui i suoi compagni di squadra. Daniele Porcelli vi saluta dal palazzetto di San Valentino, dove Real Castelfontana batte il Cisterna per 7-3.